Edoardo Aldo Calde, il giorno 14 febbraio 2020, al mio paese preferito del Lago Maggiore, Calde. Tra 2 minuti sono arrivato, ecco che si vede il treno abbastanza vuoto, bellissimo il tilo, e si vede il lago, eccolo qui di fronte a me, il Lago Maggiore. Sono nella parte lombarda. Tra 1 minuto scendo dal treno, devo schiacciare il bottone per scendere qui. Ma che bella questa parte lacustre che si vede oggi, c'è il vento, un po' di vento, si sta bene. Ora tra poco arrivo, devo ricordarmi di schiacciare il bottone per scendere alla mia rispettiva fermata. Aldo, anche oggi sono arrivato, terzo giorno consecutivo che io arrivo in questa località del Lago Maggiore. Devo dire che mi piace. Ora schiaccio, si apre e scendo qui nell'appropriata stazione. Devo dire che c'è un cielo bellissimo oggi, bello veramente, è più bello febbraio che nel mese di agosto o nel mese invernali. Ecco il tilo che se ne va, il treno parte da questa stazione a binario unico, bellissimo l'effetto della partenza. Qui potrei attraversare i binari, ma è pericoloso. Faccio il giro più lungo perché non si sa mai. Prima di tutti vi voglio far vedere il promontorio che mi piace tanto, e oggi vado in cima al faro. Ieri sono andato alla chiesina di Santa Veronica, sempre a Calde, vicino Porta Valtravaglia, prima di Porta Valtravaglia. Voglio farvi vedere esattamente il nome dove sono arrivato oggi. Eccolo qua, scritto. Guardare qui com'è bello, e tra mezz'ora ci sarà il tramonto che è favoloso qui. Devo dire che è una località che mi piace. Ora vado a vedere anche la zona chiamata Castello. Fotografo di nuovo la ferrovia, binario unico. Aldo.